La 20ª giornata di Serie A Team Vision si apre con la vittoria della Juventus sul Napoli. Cross di Maria Alves, due volte Cristiana Girelli per il 21esimo gol in campionato. Apre lei le danze battendo tasselli sulla giocata di Maria Alves, che ispira anche il gol del raddoppio. Lo sigla Barbara Bonansea, il suo 7º in campionato. 2-0 Juventus, Juventus campione d'Italia per la 4ª volta consecutiva. Grandi feste per le ragazze di Rita Guarino. E subito gol dell'ex con Benedetta Ionna, che con il sinistro la spara in porta, non può nulla Durante. Gol numero 8 in campionato per Ionna. Arriva anche il 9º, questa volta con il destro, sempre da lontano, ispiratissima Ionna, come sempre pericolosissima anche dalla distanza. Come pericolosissimo il cross di Saramella, non tocca nessuno, vale il gol del 2-1. Un solo gol per il Sassuolo contro la Pink Bari, ma è pesantissimo, di testa lo sigla Manamiashi, 2º in campionato, battuta di Fronzo, 3 punti vitali però per il Sassuolo, che ancora spera in un piazzamento Champions. Speranze alimentate dalla vittoria della Fiorentina sul campo del Milan, una magia di Daniela Sabatino per liberare il destro, gol dell'ex. Ma super il primo controllo di Sabatino, che disorienta Fusetti. Poi bello il piazzato che batte Corenciova. Il Milan resta in 10 per l'espulsione di Corenciova. E arriva il raddoppio. Sarabaldi batte Piazza. Gol numero 3 in campionato per Baldi, che buca il portiere sul suo palo. Poi calcio di rigore per questo tocco di mano di Breitner. Va Giacinti. Arriva il gol numero 18 in campionato, manda dall'altra parte Schroffenegger, Valentina Giacinti. La Fiorentina però la chiude con la giocata di Sabatino per Valeri Vigilucci. Intervento imperfetto di Piazza, 3-1, vince la Fiorentina. La Roma passa in vantaggio a San Gimignano con il ritorno al gol in Italia dopo 3 anni di Elena Linari. Il gran colpo di ritorno della Roma, tutte ad abbracciarla. In area va di prima con il piatto a fare 1-0, poi Cantore recupera palla, contatto con Sofia, da calcio di rigore per l'arbitro, rigore trasformato proprio da Cantore. 8 in campionato e 1-1. Il San Marino ha una grande chance contro l'Inter, ma va subito sotto con la giocata di Marinelli per Tarenzi. Inizia così il suo pomeriggio da favola Stefania Tarenzi, con il gol numero 4 in campionato. Inter che praticamente raddoppia subito, ancora con la giocata di Marinelli, allontana come può San Marino Academy. Arriva Flaminia Simonetti, che inchioda in porta il suo 2º gol in campionato. L'abbraccio con la compagna, maglia numero 7 per Simonetti. Torna in partita San Marino Academy con il gol di Jessica Menin, segna il capitano. Gol numero 2 anche per lei, maglia numero 9. Fortunata e caparbia nel metterla in porta, prova ad opporsi Aprile. Inter che però poi segna ancora, e segna ancora con Tarenzi. Brustia impenna il pallone, Tarenzi fa altrettanto sull'uscita di Ciccioli. Il gol della doppietta di Tarenzi, che scavalca il portiere avversario. Il gol della tripletta è il più bello di Tarenzi. Gran controllo, movimento per liberare il destro. Grande esultanza, pallone assicurato per Tarenzi. Grande giocata. 3º gol nella partita, ne aveva segnati 3 in tutto il campionato. Arriva però anche il poker per Tarenzi. Marinelli mette in mezzo, in scivolata la deviazione.
ancora della numero 27, l'abbraccio con Regina Baresi. Non è però l'ultima emozione della partita, arriva anche il gol del 5-2 del San Marino con Raffaella Barbieri che sfrutta la sponda di Muglia, finisce così